anche oggi l'ingegner Giuseppe Bove ha predisposto qui un tavolo per Teleton, con vari regali che una persona può prendere facendo la sua offerta personale. E speriamo che oggi sia migliore di ieri, vero, la giornata. Beh, diciamo Come che offerte, come offerte. le aspettative sono sempre alte, nel mio cuore si spera sempre che tutti si impegnino su questa strada. Teleton effettivamente merita Ma vogliamo di spiegare essere seguita. per chi è ancora, quei pochi forse che non sanno, che cos'è Teleton. Sì, certo. Teleton è una società non è di beneficenza, è una società che praticamente è stata istituita per fare la ricerca delle malattie genetiche. E naturalmente la nostra azione, quella di girare per le strade o per le scuole o in tutti quei posti di supermercati, per esempio, vengono pure utilizzati per incontrare la gente e sollecitarla a dare un'offerta, perché bisogna sostenere questa grossa spesa della ricerca. È una grossa spesa e tutti gli scienziati che lavorano nei laboratori in effetti non fanno altro che studiare queste malattie che inizialmente non si conoscono addirittura, cioè si tiene sotto esame la persona malata, ma non si sa che malattia ha. Poi con la ricerca attenta si individua La il gene cura. malato, no, si individua il gene malato. Dopo aver individuato il gene si passa poi a trovare anche, sperimentare Sperimentare il nuove medicinale cure. adatto per poter Nuove curare cure. questa malattia. Quindi è una strada lunga e faticosa, ma che porta naturalmente con l'aiuto di tutti i cittadini, offrendo quello che ognuno può, ottenere risultati ragguardevoli. Sì, anche E perché. per il momento il motivo, ecco, se io dovessi, uno mi dovesse chiedere perché io oggi ti devo donare 10 euro, io risponderei che i 10 euro oggi vanno donati per Per la ricerca, cercare questi medicinali per le malattie che noi conosciamo, ma soprattutto per quelle malattie che ancora non abbiamo individuato. E quindi perché penso che quello sia il caso più brutto, quello di essere malati e non sapere né come né perché. anche perché se non erro in Italia è uno dei pochi paesi che lo Stato spende pochissimo per la ricerca. Beh, lo Stato spende poco, ma i cittadini collaborano molto. E questo. Per esempio anche domenica scorsa ho fatto una raccolta con le stelle di Natale per la leucemia, Quindi significa che il cittadino è sempre lì pure. sono Poi, iniziative questi, di poi, queste, grande utilità poi sociale. perché, poi per esempio un'altra cosa che a me piace dichiarare è che sono tante le strade per cui un cittadino viene sollecitato a dare un'offerta. Io dico che quella di Teleton, se uno può, risponde a tutte le richieste, ma se ha poco, beh, quella di Teleton non dovrebbe trascurarla, perché è una strada certa, sicura, e i 10 euro serviranno proprio ad implementare la ricerca. Sì, ma il fine della molto bello, Per esempio quest'anno questa è la 24esima edizione, quindi l'anno prossimo faremo le nozze d'argento, ah sì, quindi auguri, lasciate adesso. per l'anno prossimo. Va bene, possiamo. D'accordo, grazie Grazie e grazie ingegnere per anche per l'offerta l'ottima che lei. iniziativa che ha voluto organizzare qui a Vallata, È un grazie. piacere potersi mettere a disposizione dell'altro. Va benissimo. L'operatore ripeto.